Lycanroc Crepuscolo è uno sprinter master party di tipo roccia. L'unica trainer move è monouso, e aumenterà il proprio attacco di 4 gradi e il critico di 2, e in più ridurrà il countdown ogni mossa di un grado. Con roccia rapida, mossa senza costo, di media potenza, e dotata di 3 utilizzi, si potrà ridurre di un altro grado il countdown, perché va in combo con la passiva rapid attacco sprint 9. Può anche applicare una stack di prossima mossa fisica più, grazie alla passiva rapid attacco iperfisico singolo 9. Pietra taglio è una mossa molto comune di buona potenza, con buone probabilità di crittare. La body move grido di lotta deciso si attiverà dopo aver sferrato la propria sync e sarà monouso. Questa mossa consumerà fino a 3 barrette e aumenterà fino a 4 gradi attacco, velocità, difesa e difesa speciale del team, in base alle barrette consumate, ed applicherà 2 stack di prossima mossa fisica più. Saranno presenti anche 2 mosse Dynamax. Con Dyna Barriera, si potrà applicare la protezione dal prossimo danno ad un alleato. Con Dyna Macigno, oltre ai danni, verrà settata la tempesta di sabbia. Tramite una di queste Dyna, si attiverà la passiva Decisione di Owen, che ridurrà il countdown ogni mossa di un grado, aumenterà la durata della sabbia e proteggerà gli alleati dai danni di quest'ultima. Nel caso attivassimo la sabbia, a beneficiarne sarà anche la sync, che aumenterà di potenza in presenza di questa condizione. Gran parte della tecca di Lycanroc sarà legata all'attivazione della sabbia. Oltre ai nodi benefici per curarsi ed accelerare la barra mosse, in presenza di questa condizione, si troveranno anche sabbia forza 2 e 5, che aumenteranno la potenza delle mosse, e unipotenza sabbiosa 9, che aumenterà la potenza della sync. Quest'ultima potrà essere potenziata anche tramite unipotenza attacco aumento 5, che si attiverà quando il proprio attacco è aumentato. Grazie al nodo prima uniricarica attacco veloce 1, sarà possibile anche ripristinare un utilizzo di roccia rapida, dopo aver sferrato la sync. A 4 su 5 si sbloccherà Sprint 1, che riduce di un grado il countdown ogni mossa entrando in campo, e roccia rapida mossa 0 a costo 9, che applicherà il prossimo a costo 0 dopo aver sferrato questa mossa. A 5 su 5, Unidynamax a 0 a costo G, applicherà il prossimo a costo 0 a tutto il team dopo aver sferrato la Dynamax, e roccia rapida rompidifesa doppio grado 9 ridurrà di 2 gradi la difesa del bersaglio utilizzando questa mossa. Si tratta di una bella unità, che riesce a mixare bene danni più che dignitosi di mosse e sync, con l'utility data da buoni buff e accelerazione del countdown fulminea. Sbloccando il ruolo ex support inoltre, saremo ancora più incentivati a syncare subito con Lycanroc, che in questo modo ridurrà il countdown di 3 gradi, senza farci perdere il doppio aumento di tensione. Purtroppo per lui, casca in un mese dove non c'è spazio per queste unità. Per quanto possa essere interessante, la precedenza va data al trio Gala. Per questa unità posso consigliare al massimo di fare le daily per la monocopia, che comunque pur perdendo i danni, mantiene una buona fase di utility, ma non mi spingerei oltre. Con questo è tutto, ciao!